Buongiorno a tutti, vi presento SyncLink, uno strumento digitale presente online o tramite applicazione che vi permette di rendere interattivi immagini inserendo foto, video, audio e incorporando contenuti digitali presenti nel web tramite codice o link. Possiamo creare i nostri contenuti digitali sia con il cellulare, con il tablet e dal computer. Per i device mobili potete scaricare l'applicazione dal Google Play Store o dalla Apple Store. Per iniziare ci colleghiamo al sito ThinkLink e selezioniamo l'opzione Classroom Learning. Entriamo nel sito ThinkLink Edu e selezioniamo Parti ora. Ci iscriviamo inserendo i nostri dati. Se i studenti hanno un docente con un account premium, possono inserire qui anche il codice d'invito per entrare nella classe del docente e usufruire delle stesse condizioni premium. Oppure, nei momenti di promozioni, qui potete inserire il codice della promozione. Nella sezione Benvenuto nel tuo account puoi trovare tante idee per i nuovi progetti. Nella pagina Esplora troviamo tante immagini a 360 messi a disposizione di ThinkLink per i docenti e i loro studenti che hanno un account premium. E nella sezione sottostante trovate contenuti interessanti creati dai membri della comunità di ThinkLink. Tornando nella nostra pagina di profilo, andiamo a cercare il tasto Creare. Vedete che potete caricare un'immagine, un video, immagini a 360 gradi. Scegliamo l'immagine nel nostro desktop, la carichiamo e si apre automaticamente l'editor. Ci troviamo di fronte a tre tasti, il primo per creare, il secondo per decidere lo sfondo dei contenuti e il terzo per completare ed uscire dall'editor. Selezionando Edit Tag ci appaiono quattro funzioni dall'alto al basso, la possibilità di inserire un testo che comprende un'immagine ed un tasto che ci porta a un link esterno. La seconda possibilità di aggiungere semplicemente un testo, questo è molto utile quando vogliamo indicare un percorso. La terza possibilità, possiamo incorporare un contenuto, tipo come in un sito web, tramite codice embed oppure link. La quarta possibilità è la possibilità di creare un tour, tipo slideshow, tra diverse immagini di ThinkLink. 360 e non. Torniamo velocemente a guardare come creare il tag. Inseriamo un titolo, un testo, incolliamo il nostro link e diamo un nome al tasto. In questo caso il link è esterno. Abbiamo la possibilità di inserire una o più foto e quando il nostro tag è pronto assegniamo un'icona. Scegliamo con cura l'icona in quanto indicatore di un percorso o di un contenuto che vogliamo condividere con coloro per cui abbiamo preparato il nostro contenuto digitale. Ogni volta che abbiamo completato la nostra azione, selezioniamo Done ed eccoci siamo. È arrivato il momento per decidere con chi condividere e come condividere il nostro ThinkLink. Selezioniamo l'opzione più adeguata alla nostra situazione, non dimenticando che condividere è sempre una bella cosa. Scegliamo la modalità più adeguata alla nostra condivisione, normalmente si sceglie il link e vi invito di esplorare anche le altre possibilità di condivisione. Selezionando i tre puntini in alto a destra troviamo la possibilità di clonare, copiare un ThinkLink. Se un docente ha la funzione premium, qui può creare una cartella di condivisione con gli studenti.
Possiamo pubblicare i nostri Think Link in una collezione, quindi creare una collezione tematica che possiamo condividere con la modalità di presentazione. Funzione interessante anche per unire tutti i Think Link creati dai nostri studenti. Vi ringrazio della vostra attenzione, saluto i studenti, saluto tutti i docenti e se vi è piaciuto il video mettete like. Grazie e alla prossima!